Ma quanto sono buone le patate in padella con burro e rosmarino. Facciamole insieme, iniziamo. Allora, per prima cosa bisogna sbucciare le patate. Una volta sbucciate, le tagliamo a tocchetti. Ed una volta tagliate tutte, le sciacquiamo per bene sotto acqua corrente fredda. Una volta sciacquate, saliamo un po' l'acqua, mettiamo le patate e le facciamo cuocere per 10 minuti. Passati 10 minuti, scoliamo le patate, accendiamo la fiamma sotto la padella, mettiamo il burro. Vi consiglio di prendere una padella capiente in maniera tale che tutte le patate possano toccare il fondo. Messo il burro, lo facciamo sciogliere ed una volta sciolto, mettiamo le patate e a fiamma alta le facciamo cuocere per 10 minuti mescolandole spesso. Ecco qua. Non dimenticate di girarle. Perfetto, passati 10 minuti, abbassiamo la fiamma e facciamo un paio di cose, cioè mettiamo un po' di sale, poi mettiamo un po' di aglio in polvere, oppure metteteci qualche spicchietto se lo preferite. Io evito in questo caso perché così non mi si brucia, anche se lo mettete poi alla fine potrebbe anche non bruciarsi. Un pochettino di pepe. Ora ci mettiamo un po' di rosmarino. Ecco qua. E facciamo cuocere per altri 3-4 minuti sempre a fiamma bassa. Ed eccoci qui. Sono belle dorate come piacciono a me. Se voi le volete meno dorate, le fate cuocere di meno. Se le volete più dorate, ovviamente le fate cuocere qualche istante in più. Ora le impiatto. Ed eccole qui, guardate che belle. Ne assaggio una con voi. Mamma mia, che bontà! Guardate qua, croccantissime fuori, morbidissime dentro. Lo corro a mangiare. Fatele e se le fate, fatemi sapere tramite i commenti qui sotto che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. Se siete su YouTube, cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro un buon appetito.